Shu a Barbarossan Sides. Benvenuti. Il documentario di oggi ci porta a scoprire uno dei grandi siti archeologici dell'Oriente, la città perduta di Angkor in Cambogia. Quella che è stata nei secoli dopo il 1000 un vastissimo complesso di templi, di palazzi reali, di abitazioni di contadini, di risaie, estesa su un territorio gigantesco, e che poi a un certo punto è andata in declino ed è scomparsa completamente perché era tutto costruito in legno, tranne i templi che erano in pietra e che sono rimasti, sono stati riscoperti e oggi sono al centro dell'attenzione mondiale. È un caso abbastanza raro il che noi possiamo presentarvi un documentario dedicato a una delle grandi civiltà asiatiche. Vorremmo farlo di più e parecchi di voi lo vorrebbero. Noi riceviamo abbastanza spesso messaggi di spettatori che ci chiedono perché non si parla, ecco, per esempio ci scrive Teo, perché non si parla dei regni dell'antica Birmania o della Thailandia o di Giava. Naturalmente noi qui vi proponiamo dei documentari che non abbiamo prodotto noi. Questo è quello che viene prodotto al mondo. Ma non è soltanto questione di scarso interesse. E non è soltanto questione, come dire, di un etnocentrismo di noi occidentali che facciamo fatica a vedere la grandezza e l'importanza delle civiltà degli altri continenti. C'è anche proprio una limitazione concreta che va segnalata perché magari non è così ovvio. E cioè, mentre i greci o i romani, ma anche gli antichi egizi, se volete, ci hanno lasciato una marea di testimonianze scritte. E quindi noi non abbiamo soltanto i loro edifici, ma abbiamo appunto una gigantesca letteratura. Gran parte di queste civiltà asiatiche, per esempio, questo non lo hanno fatto. Noi sulla grande civiltà cambogiana, gli Khmer, creatori di Angkor, abbiamo i templi, e poi abbiamo, sì, iscrizioni su pietra. Iscrizioni che venivano fatte appunto per onorare il re che aveva tirato su il tempio, ma non abbiamo quasi nient'altro. Abbiamo testimonianze scritte di stranieri, i soliti viaggiatori cinesi che andavano dappertutto, vedevano tutto. Ma capite che la differenza di testimonianze rispetto alle civiltà del Mediterraneo è enorme. Detto questo, noi cerchiamo di rispondere con fatica alle domande su come si è sviluppata quella civiltà e su perché in particolare la città di Angkor a un certo punto è stata abbandonata. Gregorio dice, ho notato che in genere le città molto ricche di edifici antichi sono state congelate così da una rapida crisi economica. E anche per Angkor è stato così? Il senso della domanda è chiaro. Com'era New York nel 1800 è impossibile ormai vederlo con i nostri occhi perché tutto viene continuamente rifatto e ricostruito. E invece quando una città viene abbandonata, quello che c'era rimane così. Ancora è stata abbandonata perché? La spiegazione tradizionale era un declino della civiltà Khmer sotto pressione da parte proprio dei thailandesi. Ci sono secoli durante i quali la Thailandia espande il suo dominio e i cambogiani, gli Khmer, sono in grosse difficoltà. Oggi però, siccome il modo in cui noi cerchiamo di rispondere agli interrogativi del passato dipende molto anche dalle nostre preoccupazioni del presente, e allora oggi abbiamo cominciato a chiederci se il declino di Angkor non sia legato anche a fattori ambientali, climatici, magari all'azione umana. In effetti Angkor si reggeva su un equilibrio delicatissimo. La coltivazione del riso, capite, si basa appunto su tutta un'idraulica. E quando Angkor viene abbandonata, siamo nel pieno di un grande cambiamento climatico. Lo stesso che abbiamo risentito anche qua in Occidente. Dal 3-400 in poi il clima peggiora, diventa più freddo. E in particolare nel 5 e poi nel 6-700 da noi c'è quella che si chiama la piccola era glaciale. Ecco. Oggi siamo gli studiosi, io parlo a nome della comunità scientifica, gli studiosi che si occupano di queste cose sono convinti che, insomma, il cambiamento climatico abbia potuto incidere molto. Ma non solo, perché si parla anche di un eccessivo sfruttamento da parte dell'uomo che alla fine ha determinato il dissesto di quel delicato sistema ecologico.
Ecco, vedete, è una cosa dichiarata, sono le nostre preoccupazioni di oggi che ci fanno cercare questo tipo di risposte, però poi le cerchi e le trovi le risposte. Davvero sembra che sia andata così. E fa abbastanza impressione scoprire che appunto i cambogiani di 500 anni fa erano già prigionieri di questa tagliola, il cambiamento climatico e gli errori umani, l'eccessivo sfruttamento dell'uomo sull'ambiente. E ci siamo dentro in pieno ancora anche noi oggi, tanto tempo dopo. Buona visione. Centocinquant'anni dopo la loro scoperta, nelle foreste della Cambogia le rovine di Angkor restano un enigma. Com'è nata questa città? E come ha potuto raggiungere dimensioni così considerevoli? Immaginate tutte le cattedrali di Francia riunite in una grande foresta, come la foresta di Fontainebleau. Ancora è un po' questo. Grandi santuari costruiti di volta in volta da un sovrano, eretti sul sito di Angkor e ancora oggi conquistati dalla foresta. Qual era la vera funzione dei templi di Angkor? Oggi una squadra di archeologi cerca di rispondere a questa domanda. Grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie, l'interno di un tempio reale è stato ricostruito. Per capire che funzione avessero i templi di Angkor, gli studiosi viaggiano indietro nel tempo alla ricerca di indizi trascurati nelle ricerche dei primi esploratori. Nei sotterranei di un'abbazia del nord della Francia scoprono un tesoro abbandonato. Una testimonianza di grande valore archeologico. Sono anche alla ricerca del centro dell'immensa città di Angkor, una delle più importanti della sua epoca. Un archeologo rivela il luogo dove tutto ha avuto inizio. Gli studiosi svolgono le loro ricerche tra le rovine dei santuari per svelare alcuni dei segreti della città scomparsa. L'antica città di Angkor è stata abbandonata circa 600 anni fa. La foresta tropicale ha quindi inglobato quella che un tempo era una delle città più grandi del mondo, rendendo impossibile una visione complessiva. Senza una visione d'insieme, è difficile capire la storia della città, il modo in cui si è sviluppata e la ragione per la quale ha gradualmente occupato un territorio così vasto. Per questo motivo le vestigia di questa grande civiltà, sviluppatasi tra l'VIII e l'inizio del XV secolo, pongono ancora molti interrogativi. Oggi però gli scienziati riusciranno a vedere, grazie a tecnologie all'avanguardia, ciò che finora la foresta ha celato. A bordo di questo elicottero la tecnologia di telerilevamento LiDAR permetterà di effettuare scansioni della città scomparsa con estrema precisione. Il LiDAR emette un impulso laser che attraversa la vegetazione e raggiunge il suolo. La ricezione del segnale riflesso consente di leggere l'impronta lasciata nel tempo dagli edifici che oggi non esistono più. Questo processo rivela l'impronta della città intorno ai templi. La topografia del cuore della città di Angkor, che occupa una superficie di oltre 200 km quadrati, è riprodotta su una scala di pochi centimetri.
Il LiDAR mostra le fondamenta di moltissime costruzioni in legno, palazzi e abitazioni, che oggi sono completamente scomparse. Sono i templi, le costruzioni in pietra, sono giunti fino a noi attraverso i secoli. La città era organizzata attorno a tre immensi bacini idrici rettangolari, chiamati Barai. Il più grande è lungo 8 chilometri e largo 2. Il risultato di questa esplorazione con il LiDAR mostra un vasto agglomerato costituito da numerose città costruite attorno ai grandi templi reali. Ogni sovrano ha in pratica fatto costruire il proprio santuario. È così che è cresciuta Angkor, la capitale dell'impero Khmer. Perché ogni sovrano voleva costruire il proprio tempio? Quando si osserva la massa di pietre, di mattoni utilizzati per costruire queste grandi piramidi, non possiamo che rimanere stupiti dal fatto che ogni regno abbia voluto imporre la costruzione di un nuovo santuario. Perché un nuovo tempio per ogni nuovo regno? E a cosa servivano precisamente questi numerosi santuari? Un archeologo cerca la risposta a queste domande a un centinaio di chilometri da Angkor, nell'antica città di Koker. Questa città e il suo tempio rappresentano una parentesi nella storia dell'impero Khmer. Quando morì il re che aveva fatto costruire questa nuova capitale, la città fu abbandonata e il tempo qui si è fermato per sempre. Eric Bourdonneau, un archeologo francese, studia queste rovine da 4 anni. Oggi è in grado di ricostruire il santuario e riprodurre il suo tempio montagna, il più grande edificio di tutta la storia di Angkor. Vi si arrivava dopo aver attraversato una serie di torri santuario, i Prasat. Che cosa c'era all'interno di ciascuno di essi? E che funzione avevano? Sono queste le prime due domande alle quali deve rispondere il ricercatore. La piramide è alta circa 30 metri. In cima si trovava il simbolo del tempio di Koker. Questo spazio vuoto corrisponde al luogo in cui il re ha fatto erigere il Linga di Shiva. Il Linga è il simbolo fallico di Shiva. Bisogna immaginare un gigantesco cilindro che rappresenta il dio nella sua forma più pura, più assoluta. Un blocco di pietra alto più di 4 metri, di oltre un metro di diametro. Probabilmente raggiungeva quasi 2 metri di diametro. È qualcosa di unico, non esiste niente di simile da nessuna parte nell'antica Cambogia. La piramide e il simbolo di Shiva in cima ad essa sono il luogo dove dimora il dio all'interno del santuario. Nel progetto iniziale anche il Linga era circondato da un tempio, ma i lavori non sono mai stati realizzati. Il sito di Koker è stato inglobato dalla foresta solo 20 anni dopo la sua costruzione. Negli anni 90 del secolo scorso, il tempio, fino ad allora perfettamente integro, ha cominciato ad essere saccheggiato dai trafficanti di antichità. Le statue che si trovano al suo interno sono tutte scomparse. Per capire com'era fatto il santuario, bisogna identificarle. È il lavoro che affronta Eric Bourdonneau, a cominciare da questo tempio nel quale si trovano 5 statue. Una di queste aveva dimensioni eccezionali. Questa statua di oltre 3 metri di altezza, quasi 4, l'abbiamo trovata in migliaia di pezzi distribuiti tutti intorno al piedistallo. Quindi qui abbiamo i frammenti delle braccia di Shiva e qui un po' più a sinistra il busto. E poi abbiamo ritrovato intorno al piedistallo le gambe, i piedi, alcuni frammenti di una mano, le teste, che ora sono conservate nel museo di Phnom Penh. Quindi oggi ci troviamo di fronte a un gigantesco puzzle che dobbiamo ricostruire. Per questa difficile operazione, Eric può contare sull'aiuto di Chea Sochet, restauratore del museo di Phnom Penh.
Quest'anno recupereremo i blocchi più imponenti, quindi è un lavoro abbastanza delicato, in particolare per le braccia di Shiva danzante e i piedistalli delle divinità che si trovavano attorno a Shiva. La squadra comincia il lavoro dal piedistallo di una delle quattro statue che un tempo circondavano Shiva. Questa statua oggi si trova nel museo Guimet a Parigi. È una delle due sculture provenienti da Coquer. L'altra presente nel museo sarà di grande importanza per l'indagine di Eric Bourdonneau sui templi Khmer. Due capolavori portati in Francia nel 1873 da uno degli scopritori di Angkor, Louis de la Porte. L'esploratore ha anche realizzato numerosi disegni dei templi Khmer. Una documentazione molto preziosa per gli archeologi. È la statua della divinità sposa di Shiva. Quindi la sua funzione era di accompagnare la danza di Shiva. Dunque la dea ballava insieme a Shiva. Viene recuperato ogni pezzo, un processo eseguito con la tecnica del paranco, la stessa utilizzata dagli operai dell'antica Cambogia. Finora la squadra ha recuperato dal tempio il busto della grande statua di Shiva. Oggi però è irriconoscibile. Qui si vedono chiaramente le tracce dello scalpello dei saccheggiatori. Tutto questo lato qui è stato letteralmente massacrato, se mi concedete il termine, con l'idea di recuperare le teste che si trovavano al di sopra del busto. Penso sia molto probabile, avendolo ritrovato in mille pezzi, che i saccheggiatori abbiano utilizzato degli scalpelli piuttosto che la dinamite. Quando vedono una statua a pezzi, gli abitanti dei villaggi pensano sia stata utilizzata la dinamite. In questo caso però sono evidenti le tracce dello scalpello e questo spiega le migliaia di piccole schegge che abbiamo ritrovato. Quelle che abbiamo appena recuperato sono le braccia di Shiva. Questa è una spalla, si riconosce facilmente. Misura 60 centimetri, questo ci dà un'idea della dimensione colossale della statua. Quindi 5 braccia, cominciamo da qui, 1, 2, 3, 4, 5, e per ciascun braccio la relativa mano che reggeva gli attributi. Quindi c'è una mano che regge una calotta cranica, un'altra regge un tridente, attributo per eccellenza di Shiva, e una che regge una mazza. In senso generale si tratta di attributi associati alla dimensione bellica di questa danza. Riporteremo tutti i blocchi del Prasat Krahom al museo di Siem Reap. Li scansioneremo e, partendo da queste scansioni, realizzeremo una ricostruzione virtuale di questo gruppo di sculture. Ma oltre a ricostruire questo gruppo di sculture, il nostro scopo è quello di ricostruire la storia di questo tempio, la storia delle pratiche associate a questo tempio. Capire perché il sovrano del X secolo, che ha regnato a Coquer e fondato la sua capitale a Coquer, abbia costruito questo tempio ed eretto queste statue. Il giorno seguente questo tesoro archeologico viene portato nel museo Norodom Sihanouk nei pressi del tempio di Angkor. Tutto quello che è stato scoperto durante le ricerche nel tempio di Shiva è ancora conservato qui. Ma
Sul posto, una squadra composta da ricercatori delle università di Heidelberg e Phnom Penh farà una selezione dei frammenti più importanti. Abbiamo raccolto in totale circa 10.000 pezzi. Di questi 10.000 pezzi, 1.000 hanno una forma riconoscibile. E tra questi 1.000 ne selezioniamo un centinaio che sono particolarmente significativi. Si tratta di 100 pezzi o poco più, che ci serviranno per ricostruire la statua di Shiva. E questa ricostruzione virtuale sarà uno strumento estremamente prezioso per il restauro totale che spero un giorno porteremo a termine. L'operazione dura 5 settimane, nel corso delle quali i frammenti della statua vengono trasformati in frammenti digitali. Poi, direzione Heidelberg. È qui che Shiva riacquisterà la sua forma originaria. Heidelberg vanta una delle migliori università di tutta la Germania. Qui un dipartimento applica i principi matematici all'archeologia. Per avere la certezza che due frammenti combacino alla perfezione, utilizziamo l'alta definizione. Cerchiamo di allineare i frammenti in maniera tale che la loro corrispondenza venga confermata dai modelli matematici. In questo caso, i due frammenti combaciano perfettamente. Shiva aveva 10 mani, 5 teste e 2 mani per ogni testa. Abbiamo ritrovato solo 6 mani, quindi stiamo già cercando di rimettere al loro posto le mani che abbiamo ritrovato. Una volta terminato questo lavoro, potremo cominciare a pensare a dove si trovano le altre mani e quali attributi reggessero. Questa è probabilmente la traccia di una massa. Qualcosa che va verso il basso, forse un attributo. Su ciascuna delle ginocchia, leggermente dietro al ginocchio, c'è questa traccia verticale che corrisponde a qualcosa che è stato staccato. Qui probabilmente c'era un attributo, forse una mazza o una spada di Shiva, che scendeva da una delle mani, passava vicino al ginocchio e raggiungeva il piedistallo, e questo permetteva tra l'altro di sostenere la statua dandole una maggiore stabilità. In questo modo possiamo farci un'idea di quanto fosse colossale questa statua e quanto fosse impressionante per il visitatore che avanzava all'interno del tempio, perché abbiamo questo contrasto tra le due statue delle divinità femminili grandi quanto un essere umano e il dio centrale che è grande il doppio, forse anche di più. Quindi questa statua, considerate le sue dimensioni colossali, in questa posizione di danza, è qualcosa di unico nell'archeologia dell'antica Cambogia. Finalmente viene ricomposta la statua più straordinaria di tutta la storia di Angkor. 5 metri e 60 centimetri di altezza con le sue 5 teste e le 10 braccia era sicuramente dipinta di rosso, il che le donava un aspetto ancora più impressionante. Attorno a Shiva, nel tempio, Uma, la sua sposa benevola. 2 suonatori di tamburi e Kali, la sposa terribile del dio che tiene in mano una testa e una gamba umana. La cappella di entrata del tempio era in un certo senso l'anticamera dell'aldilà. Ma cosa succedeva una volta oltrepassata questa porta terrificante? Eric indagherà ora sul tempio successivo che bisogna attraversare durante il tragitto verso il santuario centrale. Con la sua squadra ha individuato i piedistalli di 8 statue. Devono ancora identificarle e capire quale fosse la scena rappresentata.
Le statue che si trovavano qui hanno subito un saccheggio. Sono state fatte a pezzi per essere trasportate. I piedistalli sono stati rovesciati. È rimasta solo una piccola parte del gruppo scultoreo originario. 4 statue su 8 sono note agli archeologi. Nel museo di Phnom Penh è conservata la statua di un personaggio con la gobba che proviene da questo tempio. Ci sono anche 2 teste scolpite, ma al momento non è possibile identificarle. Questo secondo tempio rappresenta quindi un enigma. E sarebbe rimasto tale se Louis de Laporte, l'esploratore francese, non avesse visitato Coquer e disegnato le statue prima della loro scomparsa. Le tavole di De Laporte sono estremamente interessanti. A prima vista non sembrano ben disegnate, ma ci danno un'idea di come fosse il sito quando lui è arrivato qui e l'ha scoperto, nel 1885. Le statue sono ancora al loro posto. Emergono in pratica dal terreno. Ogni cosa è al proprio posto, niente è stato manomesso. A parte qualche testa che manca, c'è ancora tutto. Una statua pone tuttavia un interrogativo. Un personaggio senza testa che monta un animale. Fino ad ora gli archeologi hanno ipotizzato che fosse il toro cavalcato da Shiva. Ma Eric smentisce la loro teoria. Durante le ricerche nel tempio ha scoperto un frammento a cui ha trovato subito una corrispondenza con la testa dell'animale. Si vede bene il disegno delle corna. E queste corna sono in linea orizzontale, dunque si tratta di corna di bufalo e non di toro. Abbiamo ritrovato un secondo frammento di queste corna che dovrebbe essere posizionato all'incirca qui e che dà un'idea delle dimensioni delle corna del bufalo. E quindi, se si tratta di un bufalo e non di un toro, la divinità che monta l'animale non è Shiva, ma Yama. Yama è il giudice dei defunti, è il re degli inferi. L'interpretazione del gruppo scultoreo cambia completamente. Quella realizzata qui era la rappresentazione del giudizio dei morti. Il terribile Yama era dunque presente nel cuore del tempio di Coquer. Ma per quale motivo? Chi doveva giudicare? Eric e Pierre Baptiste, il capo curatore del museo, pensano subito a una statua proveniente dallo stesso tempio, rinvenuta e trasportata a Parigi nel 1885 da Louis de Laporte. Viene chiamata divinità maschile, ma i 2 studiosi non sono convinti. E se questa statua rappresentasse una figura umana? Qui le ciocche dei capelli hanno un aspetto più naturale. La risposta si trova nei capelli della statua. La fascia che trattiene i capelli è un tratto caratteristico della conciatura. Il popolo Khmer rappresentava in maniera diversa i capelli delle divinità e quelli degli esseri umani. Si vedono bene le ciocche di capelli che passano sotto il diadema. Indossa un abito classico dell'epoca. Si trova su un piedistallo e ha un diadema riccamente decorato, proprio come quello delle divinità. Ma quando osserviamo attentamente l'acconciatura, viene da pensare che ci sia una sorta di ambiguità che nessuno aveva mai notato prima. Pierre prende come riferimento 3 teste di divinità riportate a Parigi da Louis Laporte. Hanno un'acconciatura molto specifica. È una forma che ricorda uno chignon, ma è stilizzato in forma cilindrica. E adesso sono appese grandi trecce, grandi ciocche di capelli che scendono lungo il viso. Nell'arte Khmer, rigorosamente codificata, le divinità devono essere rappresentate sempre nella stessa maniera, mentre per gli esseri umani funziona diversamente. Eric e Pierre esaminano la scultura della testa di Jayavarman VII, il grande sovrano del XII secolo. La sua acconciatura è più semplice. I capelli, infatti, sono raccolti e formano uno chignon. Questo tipo di acconciatura ricorda quella osservata sulla testa della divinità maschile. Questa statua potrebbe quindi essere la rappresentazione di una figura umana.
ma di chi si tratta. Eric pensa allora a una stele facente parte del tempio di Uapu. Essa potrebbe rappresentare una scena simile a quella del tempio di Kokerra. Questo è un personaggio reale con il suo diadema. Con le mani regge un manoscritto nel quale sono sicuramente annotate delle importanti questioni tra governanti. Lo presenta Yama, dio della morte, che regge una mazza e cavalca quello che è chiaramente un bufalo. Dietro il personaggio reale è accovacciata una piccola figura con le mani legate dietro la schiena. Questo piccolo personaggio è la vittima del sacrificio. Sacrificio che viene eseguito dall'assistente di Yama, che si trova qui, e che con la mano destra tiene una spada. La impugna saldamente. È una spada piatta che servirà per decapitare il prigioniero. L'indagine di Eric Bourdonneau è giunta a una svolta importante. Questa statua non è una divinità, ma rappresenta senza dubbio il re che ha fatto costruire il tempio di Kokerra, Jayavarman IV. Restano da identificare altre 6 statue che si trovano nel tempio. Eric osserva le loro fotografie scattate sul posto negli anni 30. Adesso che conosce il contesto della scena, il giudizio del re, sarà più facile identificarle. Il personaggio con la gobba è probabilmente il principale assistente di Yama. Qui ha le mani giunte, ma nelle rappresentazioni successive ha una bilancia, sicuramente per valutare pregi e difetti di colui che si sottomette al giudizio di Yama. Chitragupta è lo scriba che ha conservato nei suoi archivi tutte le buone e le cattive azioni. Dharma probabilmente teneva in mano un bastone ed è colui che eseguiva le sentenze emesse da Yama. Il sole e la luna sono ben riconoscibili in questa sorta di aureola alle spalle del personaggio. Come recita l'iscrizione, il giudizio di Yama durerà fin quando dureranno il sole e la luna. Di ritorno a Kokerra, la questione è collocare la statua giusta sul piedistallo giusto. Louis Delaporte si rivela nuovamente di grande aiuto per Eric. Grazie ai suoi disegni, l'archeologo riesce a ricomporre questa scena. A sinistra di Yama, il gobbo, suo primo assistente. Chitragupta, lo scriba di Yama. Il sole a sinistra e la luna qui. La statua del Museo Guimet. La statua del re che guarda verso Yama, il dio della morte. Finora gli archeologi pensavano che questo tempio fosse dedicato a Shiva. Eric dimostra che al centro della scena ci sono 2 grandi personaggi. Il sovrano che presenta il grande libro del suo regno. E Yama, il dio degli inferi. Nessun dubbio che il sovrano abbia superato la prova con successo. Così facendo, aveva varcato la soglia dell'aldilà e ne era tornato profondamente cambiato. Questo giudizio dei morti cambia diverse cose riguardo alla nostra comprensione del Tempio Khmer. Immaginavamo che fosse semplicemente la dimora di un dio. Oggi abbiamo scoperto che il fedele che avanzava verso il centro del santuario, il centro del tempio, si sottoponeva al giudizio di Yama. Dunque era destinato alla morte, probabilmente rituale, per meglio rinascere nella dimora del dio. Quindi ora la percezione del Tempio Khmer è totalmente diversa. Ma non è tutto. Esaminando attentamente il pavimento del tempio, Eric individua degli intagli. Ma cosa potevano servire? Ci sono 3 scanalature che partono dal piedistallo di Yama. Qui c'erano i 4 pali disposti attorno allo spazio centrale. Pali e intagli nella pietra. Eric pensa a un luogo per le cerimonie. Immagina un baldacchino al centro del tempio.
Fa quindi un collegamento con la stele di Wappu, dove un uomo viene sacrificato al dio Yama. Ipotizza che una simile cerimonia potesse avvenire sotto questo baldacchino. È plausibile pensare che questo allestimento molto particolare sia legato a una cerimonia rituale nel corso della quale avveniva un sacrificio umano. Quindi un uomo veniva decapitato, come si vede sulla stele di Wappu, decapitato davanti al re, moriva per il re. Questo tempio era il collegamento mancante per capire che funzioni avesse l'intero edificio. Eric può ora costruire il percorso che conduce dalla porta del tempio al cuore del santuario. C'era prima di tutto l'incontro con il terribile Shiva, il dio creatore, onnisciente e distruttore. Poi bisogna attraversare i fossati e presentarsi al cospetto di Yama, il re degli inferi. E solo dopo aver varcato la soglia di questa stanza, cioè dopo essere entrati nel regno della morte, si può accedere al santuario centrale. Una stanza non molto ampia, con una linga di piccole dimensioni, il simbolo più potente del dio Shiva. Shiva, che si trova anche in cima alla sua piramide. Ma questo impressionante edificio in pietra non è la fine del percorso. Dietro il tempio montagna di Koker sorge infatti una collina alta una quindicina di metri. Nella sconfinata pianura della regione di Angkor rappresenta un'anomalia. L'archeologo decide di indagare. Abbiamo eseguito dei campionamenti all'interno della collina che hanno mostrato l'esistenza di uno strato di una quindicina di metri formato da ceneri e carbone. Possiamo ipotizzare che questo carbone provenga da una gigantesca pira funeraria. E questo dettaglio è molto importante perché indica un collegamento con la dimensione funeraria che abbiamo messo in evidenza con lo studio del gruppo di statue. Gli abitanti del villaggio raccontano che questa collina è la tomba dell'elefante bianco, al quale sono dedicati diversi altari come questo. Per i cambogiani, l'elefante è un simbolo regale. Nel corso dei secoli si è quindi tramandato il ricordo di questa pira, ulteriore indizio a conferma del fatto che Koker in passato fosse un sito funerario. Ma anche gli altri santuari di Angkor erano siti funerari? La domanda è di grande importanza perché se fosse così, sarebbe chiaro il motivo per cui ogni sovrano abbia voluto costruire il proprio tempio. Che cosa dire dunque di Wat, il più prestigioso di tutti i templi Khmer? Nel XII secolo, nel momento della sua costruzione, l'arte Khmer eccelle nei bassorilievi. Ed è con questa tecnica che viene rappresentato il dio Yama, il re degli inferi, e non più sotto forma di statua. Sfortunatamente il seguito della scena è andato distrutto. Come tornare indietro nel tempo? È possibile vedere i bassorilievi di Angkor come li hanno visti i primi esploratori circa 150 anni fa? La risposta arriva dal nord della Francia. Nelle cantine dell'abbazia del villaggio di Saint-Riquier si trova infatti un vero e proprio tesoro archeologico. Centinaia di calchi dei templi di Angkor, realizzati alla fine del XIX secolo sotto la direzione di Louis de Laporte. De Laporte ha fatto realizzare un certo numero di architravi che presentano delle splendide decorazioni.
Questi architravi hanno risentito dell'azione degli agenti atmosferici e quindi la pietra arenaria si è un po' danneggiata. Si tratta dunque di superfici che hanno oltre un secolo. Oggi, quando ci si reca sul sito, non vediamo più tutte queste decorazioni, i grandi personaggi rappresentati in questi fregi. L'interesse di questi calchi sta nel fatto che riproducono qualcosa che oggi non esiste più, fornendoci delle informazioni su opere andate perdute dalla fine del XIX secolo. Questi calchi, che testimoniano la scoperta dei templi di Angkor, sono ancora oggi di grande interesse per gli studiosi. Forniscono un'immagine tridimensionale dei bassorilievi che si sono deteriorati o sono scomparsi nel corso dei secoli. La traccia dei monumenti Khmer prima che l'azione del tempo li modificasse per sempre. Tuttavia, prima di poterli studiare, bisogna portarli fuori dai sotterranei dell'abbazia. Ho un lavoro complesso che richiederà settimane di lavoro. Il problema qui a Saint-Riquier è che abbiamo dei calchi anche molto grandi, alcuni dei quali non sono stati più spostati dopo gli anni 70. Dunque oggi, quando li spostiamo, troviamo carta e paglia completamente marce, che sollevano un pulviscolo ricco di spore e di funghi. Quindi, in via precauzionale, visto che lavoreremo qui per 6 lunghe settimane, dobbiamo utilizzare le tute protettive. Nei giardini dell'abbazia è stata allestita una tenso struttura nella quale i restauratori puliscono e consolidano i calchi prima del trasporto. Ogni frammento appartiene a un insieme più vasto, l'impronta di una parte dei templi di Angkor. Louis de la Porte ha finanziato diverse spedizioni in Cambogia per realizzarle. Desiderava infatti mostrare i monumenti al pubblico nella loro grandezza naturale. Bisogna immaginare le persone nella foresta che scoprono queste sculture sconosciute. Occorreva modellare i calchi in condizioni molto difficili, prendere le varie impronte, fare degli stampi in gesso sul posto e poi mettere tutto in delle casse e farle trasportare da carri tirati da bufali o da zattere durante la stagione delle piogge. Portare tutto a Saigon e poi affrontare l'intero tragitto in nave fino ad arrivare a Parigi sulla Senna a bordo di chiatte. Beh, è un'avventura che mi affascina fin dalla scoperta. La riscoperta dei templi di Angkor, come mi affascina questa volontà, questo desiderio un po' folle di mostrarli a grandezza naturale a Parigi in un museo. All'epoca della realizzazione dei calchi, i templi erano nascosti dalla foresta tropicale. La vegetazione ricopriva la pietra e i bassorilievi, proteggendoli dai rigori del clima. Questo spiega perché le sculture fossero perfettamente integre, quasi nello stesso stato in cui erano all'inizio del XV secolo, quando la città fu abbandonata. Ecco perché, una volta restaurate, alcune di esse verranno scansionate e studiate. I calchi digitalizzati verranno messi a confronto con i bassorilievi dei templi di Angkor. Qual è stato il livello di deterioramento delle sculture nel corso degli ultimi 150 anni e cosa ci insegneranno questi calchi sulla funzione dei templi Khmer? Pierre Baptiste e Dominique Noisser dell'Università di Heidelberg cominciano il lavoro dalle mura occidentali del tempio. I piedi di questa divinità sono già stati colpiti dall'erosione. Lo stesso vale per gran parte delle sculture di questo tempio dell'inizio del XII secolo, la cui pietra lentamente si sta disintegrando. Ecco, questo è veramente un suono caratteristico. Si sente il vuoto, si capisce che lo strato superiore della pietra arenaria si è sollevato.
Noi diciamo che si è squamata, che si è staccata dalla struttura principale. Tutto questo blocco può staccarsi semplicemente muovendo un po' la pietra. Può venire via come gli strati di una cipolla. Dominique Noisser scatta decine di fotografie della divinità da tutte le angolazioni, a partire dalle quali verrà prodotta un'immagine digitale della scultura. Lo stesso lavoro viene realizzato sullo stampo in gesso della medesima divinità, realizzato da Louis Delaporte 150 anni fa. Le due immagini possono quindi essere messe a confronto. La stessa tecnica viene adottata per la seconda galleria del Tempio, la cui parete interna è ricoperta di bassorilievi. È qui che si trovano le sculture più belle, quelle che offrono agli studiosi preziose informazioni. Sfortunatamente qui le alterazioni sono ancora più gravi. Il bassorilievo originale in alto è decisamente più rovinato del calco realizzato alla fine del XIX secolo. Ma non è niente in confronto alla celebre Galleria degli Inferi e dei Paradisi, terribilmente danneggiata nel 1947. Di tutta questa parte della galleria meridionale, la metà è collassata su se stessa. Tutti i blocchi sono caduti in avanti. Tutti i pilastri sono caduti all'esterno del tempio, ragion per cui tutta questa parte ha sofferto in maniera considerevole. Per questo motivo tutte le varie scene si interpretano con difficoltà. Nella parte inferiore è ancora possibile comprendere qualcosa. Si vedono gli inferni, mentre la parte superiore è la più difficile, perché tutti i paradisi sono andati perduti. Abbiamo ancora la principessa al centro, nel suo palazzo, e tutte le sue dame di compagnia che si trovano proprio sulla linea che è stata danneggiata nel momento del crollo. Abbiamo perso tutti i volti, ma abbiamo la raffinatezza dei costumi, le mani, i gioielli, le diverse acconciature e anche le loro tiare. Manca però la parte centrale, mancano le loro espressioni, che possiamo ritrovare a Parigi, al Museo Guimet. Questa galleria ha una grande importanza nello studio dei templi di Angkor perché racconta la vita del popolo Khmer dopo il giudizio di Yama, il dio della morte. Qual è il posto della divinità in questo santuario? La risposta si trova in questo magazzino a sud di Parigi, dove sono stati trasportati i calchi di Louis Delaporte. In questo grande magazzino abbiamo riunito tutte le collezioni del Museo Indocinese del Trocadero. È una sorta di puzzle con 1200 pezzi da posizionare, frammenti dei templi di Angkor e di altri monumenti del sud-est asiatico. Per diverse settimane, le centinaia di calchi recuperati nelle cantine dell'abbazia di Saint-Riquier vengono restaurati e riassemblati. Una volta portato a termine questo lavoro, rivelano tutti i loro segreti. Il risultato è particolarmente spettacolare per la Galleria degli Inferi e dei Paradisi, che era ancora intatta nel 1870, quando il calco è stato realizzato. Il calco viene scansionato dalla squadra dell'Università di Heidelberg. Una volta digitalizzato, verrà messo a confronto con i frammenti riassemblati della galleria in Cambogia. Non è più solo il sovrano, ma l'insieme della corte che si presenta al cospetto del re degli inferi. La funzione funeraria del tempio di Angkor Wat è dunque evidente e probabilmente anche quella di tutti i santuari reali della città.
I sovrani, dopo la loro morte, venivano sepolti. In ogni caso, le loro ceneri venivano forse collocate nel santuario e molto probabilmente questi monumenti avevano un utilizzo prettamente funerario. Ragion per cui il successore doveva costruirsi un nuovo tempio montagna, un nuovo tempio di Stato, per proteggere il regno durante la sua vita e poi soprattutto per preparare il suo futuro nell'aldilà. Così si spiega la geografia di Angkor. Poiché ogni sovrano doveva erigere il proprio tempio, i santuari si sono moltiplicati nel corso dei secoli. Ma esisteva un centro in questa città in permanente sviluppo. La ricerca prosegue nella sola città fortificata del complesso di Angkor, Angkor Thom, la grande città nella lingua Khmer. Le sue mura risalgono alla fine del XII secolo, ma la città che proteggono potrebbe essere molto più antica. Il re che fece costruire queste mura, l'ultimo grande sovrano di Angkor, si chiamava Jayavarman VII. A lui dobbiamo anche la costruzione del Tempio Bayon e le sue celebri torri con i volti umani. Il santuario è situato nel cuore di Angkor Thom, un quadrato fortificato di 3 chilometri per lato, all'interno del quale si trova un'altra fortificazione, il Palazzo Reale. Qui l'archeologo francese Jacques Gaucher ha fatto una scoperta molto importante. Non si tratta di una scultura né di un'iscrizione, ma di un tronco d'albero. Preserva un campione in questa cassa piena di sabbia umida, per meglio conservare il legno. Si tratta di un Parinari anamensis, questo è il nome scientifico. In lingua Khmer quest'albero è conosciuto come Tlok. E il Tlok è un albero sacro, secondo la leggenda dell'antica Cambogia. È associato al mito di fondazione della città, da qui l'importanza della scoperta. Jacques Gaucher ha prelevato questo campione di tronco d'albero per effettuare delle analisi. Mostrano che il legno risale al IX secolo, periodo che corrisponde alle origini di Angkor. Nello stesso luogo ha anche portato alla luce i resti di un palazzo, di cui questa è una delle colonne. Questa mattina riporta questi resti archeologici sul luogo della loro scoperta. Oltrepassa la porta di Angkor Thom e si dirige verso il Palazzo Reale, dove è stata effettuata la ricerca. Questo è il palazzo dei re di Angkor Thom. È un grande rettangolo di 600 metri per 200. Al centro di questo palazzo c'è il cosiddetto Tempio Montagna, una piramide a gradoni con 3 gradoni realizzati in laterite. Si trova proprio nel cuore di questo palazzo. È qui, all'angolo nord-orientale della piramide, che Jacques Gaucher e la sua squadra hanno condotto le ricerche. Il tempio di Pimenakas è stato costruito nell'XI secolo, ma gli studiosi hanno portato alla luce dei resti molto più antichi. A 4 metri di profondità hanno ritrovato i resti del primo palazzo reale. E poi, a meno di 1 metro da questi elementi di legno, hanno trovato il famoso tronco d'albero. Si trovava in un fossato come se fosse stato sotterrato, cosa che fa pensare a qualcosa di molto prezioso. Non sembra nulla di rilevante, ma per Jacques Gaucher è un'informazione di grande importanza, perché ha un collegamento con una leggenda che si racconta ad Angkor dalla notte dei tempi.
Questa leggenda racconta che un principe indiano, Prea Tong, arrivato dall'India o comunque dall'estero, ha sposato una principessa del luogo, Nagini, cioè una donna serpente, la figlia del re dei serpenti. Il re dei serpenti era il re Naga, il padrone della terra, e in quanto tale era anche padrone delle acque, che hanno una grande importanza nel mondo Khmer, dove si vive sotto la minaccia costante delle inondazioni dalle quali dovevano proteggersi o dalla mancanza d'acqua di cui avevano bisogno. Quindi il padrone della terra, il padrone del mondo sotterraneo, il padrone delle acque è il serpente Naga. Il matrimonio si svolge attorno a un albero che si chiama appunto Tlok. Quindi ci troviamo di fronte a un caso in cui la stratificazione archeologica combacia con il mito di fondazione. Il legame è quest'albero, è il Tlok. Questo mito di fondazione della città rivela il grande timore del popolo Khmer delle inondazioni e di tutte le creature ad esse associate, quando la pianura di Angkor durante la stagione dei monsoni si ritrovava sommersa dalle acque. Questi mostri acquatici sono rappresentati ai lati del grande bacino contiguo alla piramide. Il mito di Tlok è rimasto vivo nel corso di tutta la storia di Angkor. Nel XIII secolo, un diplomatico cinese che soggiornava nella capitale Khmer ha raccolto alcuni racconti degli abitanti del luogo. Ogni notte il re saliva in cima al Pime Anakas, dove incontrava un essere soprannaturale che aveva le sembianze di un serpente a 9 teste. E quando questo assumeva l'aspetto di una donna, si univa a lei. Questa unione mistica era quotidiana e doveva necessariamente avvenire per la stabilità del regno. Nel caso in cui il serpente a 9 teste non si fosse presentato, sarebbe stata una minaccia per la vita del re e di sicuro per il futuro del regno. Nel luogo in cui era sotterrato l'albero Tlok, l'albero mitico della fondazione di Angkor, c'era il centro nevralgico di tutto il complesso di Angkor e, in maniera più estesa, di tutto l'impero. Con questa scoperta, Jacques Gaucher ha rivelato il primo dei segreti di Angkor. Tutte le notti, durante un rituale, la monarchia Khmer si rigenerava in cima a una piramide. E tutto questo si è ripetuto per oltre 500 anni.